Ci troviamo sempre all'interno della bella chiesa di Cerrete Alto per occuparci di un'altra opera di un altro pittore veneziano. Questa volta il pittore è Bortoli Terini, pittore veneziano del primo Settecento. Lui nasce a Venezia nel 1669, è figlio d'arte, padre Agostino ha bottega d'arte a Venezia. Di questo pittore ha opere importanti a Venezia, a Murano, ma è stato poi un pittore che è stato successivamente dimenticato. Ha diverse opere anche in Bergamasca. Da notare tra le diverse altre opere, quella della parrocchiale di Villongo, ma anche quella di Rovetta, la Madonna della Mercede, sempre l'altare dei defunti, l'altare della Madonna, scusate, e una commissione avuta come questa, probabilmente grazie ai rapporti che aveva con Andrea Fantoni. C'è anche un carteggio che, tra Andrea Fantoni e Litterini. Pare che la commissione del Tiepolo con la pala di Ogni Santi sia stata realizzata anche grazie ai rapporti tra Andrea e Litterini. Il nostro quadro, quello che vediamo qui, è stato commissionato nel 1708, quindi appartiene ancora alla chiesa precedente, appartiene. È già stato poi messo nella chiesa nuova l'altare dei defunti, che conserva tra l'altro in basso un bellissimo medaglione in marmo di Carrara del Cristo morto della bottega di Andrea. Il quadro ha una struttura, come compositore, una struttura piramidale con al vertice la croce del Cristo e ai lati la Vergine che intercede e un sacerdote. La parte più bassa della piramide è occupata dalle anime del Purgatorio. È un linguaggio espressivo forte quello di Litterini, classico. Lì mette la sua grande capacità di disegno fatto su studi dei pittori veneziani precedenti, ma anche l'uso del colore, che qui non è molto valorizzato, salvo nella parte più bassa, dove l'angelo sulla destra è probabilmente la parte più bella del quadro.